sì, Roberta, vi abbiamo lasciato con Elia 900 e il murale che rappresenta Ingrid Bergman. Perché le ali? Ho messo le ali da farfalla per, diciamo, farla volare via dall'accusa di follia e della reclusione che gli viene affibbiata in Europa 51. Quindi una bella, quindi una, un bel ricordo di Ingrid Bergman e Gojo, vieni qui. Allora, Gojo, questo è un murale che avete fatto, tu hai diretto il progetto interno, ma anche questo, qui hanno partecipato gli studenti. Sì, assolutamente. Questo qua è una collaborazione con la scuola, un workshop che abbiamo fatto con gli studenti, dove abbiamo scritto praticamente il nome della scuola, CineTV Rossellini, utilizzando una gigantesca pellicola cinematografica dove i vari fotogrammi sono le lettere che compongono il nome della scuola. Al murales, oltre ai diversi studenti della scuola, hanno partecipato gli artisti Warchi, Lola Poleggi, Zara Chiafar, Desmides e Marco Lucci, 57. Insomma, tutti gli studenti che stanno frequentando la scuola. Io chiuderei questo collegamento con il presidente dell'ottavo municipio, Amedeo Ciaccheri. Allora, una bella iniziativa che ormai parte da lontano, state continuando da anni e lo Stiezze, questo municipio, è diventato un simbolo della Beh, è street un simbolo di come provare a fare rigenerazione urbana tenendo a mente due elementi. Da una parte l'elemento dell'arte pubblica, l'hai detto, Ostiense, il distretto Ostiense, con tanti interventi differenti, sta diventando il distretto dell'innovazione e anche dell'arte murale, dell'arte, la street art. Questo non solamente Ostiense, San Paolo, Garbatella. Dall'altro il coinvolgimento della comunità locale. Qua, grazie al Cantieri San Paolo e grazie a questa operazione che è nata la possibilità di partecipare al Lazio Street Art, l'elemento determinante è stato il coinvolgimento dei protagonisti della comunità locale, la scuola, le polisportive, i ragazzi della comunità giovanile che si vede qua a Via Pincherle, portare l'arte a arrivare anche nei luoghi più nascosti del nostro territorio e farlo coinvolgendo chi vive effettivamente la città. Allora, grazie anche ad Amedeo Ciaccheri e noi vi diamo appuntamento al telegiornale, vi faremo anche vedere i due campetti da basket, come sono stati rinnovati e che tipo di progetto è stato applicato in quel caso. Dallo Stiense, dall'ottavo municipio per questa mattina è tutto, a voi studio. Grazie Mariella.